Il conto alla rovescia verso la trasferta in casa del proprio Cenza è iniziato. L'Arezza ha ripreso il lavoro dopo il pari interno con la Lucchese con una doppia seduta. Al mattino lavoro all'interno del comunale, nel pomeriggio invece gli Amaranto si sono trasferiti a Luciano Giunti dell'Olmo Ponte. Una seduta, questa incentrata sulla tattica, con partite alla tema su campo ridotto, aggregati alla prima squadra anche alcuni giocatori delle giovanili, visto che in quattro hanno dovuto lavorare a parte. Corradi, Cenetti, Luciani e Ferrario hanno svolto un programma personalizzato. Non dovrebbero esserci grossi problemi per i due mediani e terzino destro che domani torneranno in gruppo. Da valutare invece le condizioni del difensore centrale, arrivati in Amaranto dovendo risolvere alcuni fastidi muscolari. Domani alle 15 allenamento al comunale di Badia Alpino, da qui emergeranno le prime indicazioni a livello tattico e di formazione. Probabile ma non scontato l'utilizzo del 4-4-2 anche contro il proprio Cenza che adotterà lo stesso modulo. Tuttavia il rientro in pianta stabile di De Feudis, Young, Arcidiacono e Grossi potrebbe anche portare mister Sottili a prendere in considerazione alcune alternative sia a livello tattico che di interpreti. E a proposito della trasferta del Garilli, i biglietti sono stati sensibilmente abbassati. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è stato ridotto a 11,50 € compresi i diritti di prevendita rispetto ai 16,50 € comunicati in precedenza che avevano indispettito i tifosi Amaranto. L'Arezzo è riuscito a convincere anche la società rossonera a ridurre il prezzo a 10 € più 1,50 € per i diritti di prevendita. I biglietti resteranno in vendita presso Via dei Dischi in Corso Italia ad Arezzo fino alle 19 di sabato.